You've been down this road for far too long. He left your love behind, but still you keep on crawling back despite the pain inside. Oggi siamo in Garfagnana, l'area nord della Toscana, caratterizzata dai paesaggi dalle mille sfaccettature. Più precisamente siamo a Barga, dominata dal castello che vedete alle mie spalle, che è situato su uno sperone roccioso e mostra fin da subito la struttura medievale del borgo. La struttura di Barga offre spunti davvero interessanti agli appassionati di architettura locale, ma i due edifici che più vi consiglio sono legati ad uno dei personaggi più importanti della letteratura italiana di sempre, Giovanni Pascoli. Il poeta, infatti, ha da sempre considerato Barga come la sua città adottiva, motivo per cui volle essere seppellito proprio qui dopo la sua morte. Casa Pascoli ospitò il poeta per circa 17 anni ed oggi è un museo aperto al pubblico. Il giardino della casa ospita spesso eventi musicali e manifestazioni, mostre artistiche, fotografiche e festival. Il secondo edificio legato al poeta è il Teatro dei Differenti. Presenta le caratteristiche tipiche del teatro all'italiana e costituisce un piccolo gioiello anche sotto il profilo dell'acustica, pur non evidenziando all'esterno caratteri delle architetture teatrali. Ed essendo condizionato dalla forte pendenza del terreno su cui sorge, spiega alcune anomalie della sua articolazione planimetrica. E adesso vi saluto e vado alla ricerca dei prossimi borghi.